Centinaia di cittadini hanno assistito nella serata di giovedì 18 giugno alla cerimonia di inaugurazione della nuova piazza San Francesco, sottoposta a un restyling fortemente voluto e promosso dall'Associazione di Commercianti Bisceglie Viva in collaborazione con l'amministrazione comunale e attraverso l'utilizzo di fondi regionali. Nuova la pavimentazione, ideale per la sopraggiunta condizione di area pedonale, rivitalizzato il verde attraverso la conservazione e la cura dei lecci già esistenti e la piantumazione di due nuovi esemplari in sostituzione di quelli recentemente abbattuti, funzionali le panchine posizionate su un fianco del giardinetto, moderno l'impianto di videosorveglianza installato per costituire da deterrente e garantire la massima fruibilità dell'opera nel tempo. Il sindaco Francesco Spina ha rivendicato con orgoglio l'ennesimo intervento dell'amministrazione comunale per la riqualificazione di aree degradate, trasformate in spazi per la socialità, citando gli esempi di Piazza Diaz, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, del Parco Unità d'Italia di via Giovanni Bovio, del Parco Don Milani in zona San Pietro, del Giardino di Santa Caterina e del Parco nel quartiere Sant'Andrea. Un amministratore porta a compimento ciò che ha dentro, ha sottolineato il primo cittadino nel suo intervento, che si è concluso coi complimenti ai progettisti e all'impresa che ha effettuato i lavori. Un ringraziamento ai commercianti dell'Associazione Bisceglie Viva e la promessa di profondere il massimo impegno per collegare Piazza San Francesco alla piazzetta che sarà intitolata a Mario Cosmai e soprattutto portare a termine il progetto di pedonalizzazione di via Aldo Moro. Nicola Papagni, presidente dell'Associazione Bisceglie Viva, ha sottolineato la sinergia con l'amministrazione, augurandosi che la riqualificazione di Piazza San Francesco sia un progetto pilota in vista della completa applicazione dei distretti urbani del commercio, per consentire la creazione di aree pedonali nei pressi delle più importanti aree del commercio al vicinato.